Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la seconda edizione di oggi, cari amici. In studio con voi Rosario Moreno. Luca Palamara radiato dalla magistratura, il CSM ha accolto la richiesta di sanzione massima. La sentenza è emessa dopo una camera di consiglio di 2 ore e mezza. Il magistrato è accusato di aver pilotato per interessi personali la nomina del procuratore di Roma e gli è stata contestata una strategia di discredito a danno del procuratore aggiunto Paolo Ielo. Coronavirus, Ricciardi dice dicembre, rischio di 16.000 casi al giorno, quarantena passi a 10 giorni. Boccia dice pronti a chiusure tra regioni. Consigliere del ministro Speranza racconta che con altri colleghi stanno avanzando la possibilità di ridurre l'isolamento e limitare a un tampone di controllo. Come in Germania, si perde qualcosa ma consente una gestione dell'epidemia più agevole. Liliana Segre è l'ultima testimonianza pubblica per i giovani, disse non ho mai perdonato i nazisti e Mattarella dice Costituzione argine a totalitarismi. La senatrice a vita sopravvissuta ad Auschwitz e simbolo della memoria del dramma della Shoah ha scelto di parlare alle scuole italiane dalla Cittadella della Pace nel borgo di Rondine in provincia di Arezzo, dove questa mattina è stata inaugurata l'arena di Janin, uno spazio che raccoglierà idealmente la sua eredità. Il premier Conte dice questa testimonianza non finisce oggi, ma si manterrà viva. Free Day for Future, sciopero in tutta Italia. Usare il Recovery Fund per decarbonizzare il paese, non c'è più tempo, dicono. Nelle piazze di Milano, Torino, Genova, Roma e Napoli gli attivisti chiedono la decarbonizzazione entro il 2030 e presentano le loro proposte nella campagna Ritorno al futuro. Coronavirus, il dilemma delle scuole di Taranto, aprire le finestre e limitare il contagio o chiuderle per evitare le polveri dell'Ilva. La città pugliese in questi giorni è sferzata da venti che soffiano dall'acciaieria sollevando le polveri che contengono cancerogeni come il benzoapirene, sono i cosiddetti wind day, durante i quali la ASL chiede alla popolazione di attenersi a una serie di precauzioni, tra queste anche quella di tenere le finestre chiuse e di areggiare le aule scolastiche dopo le 12. In tempi di Covid però questa disposizione si scontra con le normative impartite dal Ministero dell'Istruzione che impone una costante azione di ricambio dell'aria per evitare eventuali contagi. Coronavirus focolaio in una residenza della Bocconi a Milano, 9 positivi, almeno 180 studenti in isolamento. Secondo quanto emerge, il contagio è scoppiato a fine settembre, ma l'isolamento è scattato dal 7 ottobre. L'azienda sanitaria ha avviato l'iter per il tracciamento dei contatti degli infetti. Istat, industria italiana più 7,7% ad agosto, è il miglior dato tra le grandi economie europee. Il dato italiano si confronta con la lieve flessione tedesca e il modesto più 1,3% francese. In deciso recupero l'abbigliamento e i mezzi di trasporto, ancora segno meno per raffinerie e attività estrattiva. Tirocini pagati con i fondi europei in Sicilia, quasi 6.000 ragazzi in attesa dei soldi. La regione dice è colpa dei passaggi burocratici. Solo 500 tra coloro che sono stati selezionati per il lavoro nelle aziende e associazioni convenzionate sono riusciti a incassare i 500 euro mensili previsti, circa 30 milioni di euro ancora bloccati. Gli stage sono iniziati nell'ottobre 2019. Corruzione, ha arrestato il sindaco PD di Eboli Massimo Cariello, appena rieletto. Oggi era in programma la prima riunione di giunta. Secondo l'inchiesta, il primo cittadino vicino a De Luca, riconfermato con percentuali plebiscitarie alle elezioni, avrebbe partecipato a uno scambio di favori intorno a 2 concorsi per educatore di asili nido e di istruttore direttivo amministrativo. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa, in studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.